andiamo avanti in quello che è il discorso. Partiamo. Allora, nella lezione di oggi, ragazzi, noi andiamo avanti in quello che è il percorso di valutazione dei consumi energetici dell'edificio scolastico, seguendo quel cammino che avete iniziato dalla prima lezione nell'identificazione di un ambiente riscaldato in cui voi, per poter riscaldare, immettete energia. L'energia la state immettendo, oramai lo state scoprendo anche andando a vedere la vostra centrale termica, presumo e spero, ragazzi, presumo e spero che lo stiate facendo anche vedendo con mano le macchine che sono montate, così come i circuiti di distribuzione che vedremo oggi. Però fondamentalmente voi mettete energia, come in questo momento, attraverso bocchetti o radiatori, le scuole più che altro hanno radiatori montati su parete, dove per arrivare calore abbiamo bruciato combustibile da qualche parte. Allora, quello che vedremo oggi, che spero sia chiaro alla fine di questa lezione, è come si arriva dalla valutazione del fabbisogno energetico alla valutazione dei consumi di energia primaria. Il termine tecnico che si utilizza in questi casi è energia primaria, per differenziarla dalle altre forme di energia che sono quelle che voi state ancora calcolando. In particolare, voi state calcolando l'energia termica di cui l'edificio ha bisogno per mantenere le condizioni di comfort, e i consumi elettrici che servono sia per la movimentazione di tutti gli ausiliari, pompe, compressori, ADB, circolatori dell'acqua che si trovano nel vostro edificio, sia anche i consumi elettrici ovviamente per la semplice illuminazione, ok? Il tutto rientra in quello che è il parco dei consumi di quell'edificio, che noi dobbiamo valutare. Poi, io sto andando a braccio, ma in realtà sono cose che erano scritte anche qua. La trattazione, io ho cercato di essere il più possibile fedele, perché è vero che voglio e tutti stiamo cercando di mantenere un livello leggermente più basso affinché si usino pochi tecnicismi, però non possiamo esimerci da utilizzare quelli che sono i riferimenti normativi. Non possiamo inventarci una diagnosi senza seguire una strada dettata da quella che è la legislazione nazionale, ok? Attualmente le direttive sono le UNITS 11300, la numero 1 per capirci è quella che avete affrontato con il professor Dell'Isola, parte della 1 anche con il professor Giovinco. Noi seguiamo in particolare la 2 e una porzione della 4, dove fondamentalmente la 2 è quella che ci fa fare quel cammino a ritroso che vi stavo dicendo prima. Partiamo questa volta da dentro l'edificio e usciamo fuori. Andiamo a vedere quali sono, da dove arriva l'energia che noi stiamo immettendo dentro l'edificio. Questo sarà l'obiettivo di questa lezione. La 4 invece, la UNITS parte 4, che è l'ultima uscita e probabilmente anche quella un po' più all'avanguardia, perché per la prima volta affronta tematiche su fonti rinnovabili a livello normativo di questa portata, la 4 invece evidenzia quelle che sono le possibili integrazioni energetiche all'interno dell'edificio da fonti rinnovabili. Io sono il docente di fonti rinnovabili in questo istituto, ovviamente non le tratteremo tutte, in particolare ne ho previsto oggi una che sono quasi sicuro nessun edificio avrà, ma è spiegare quella tipologia di fonte rinnovabile applicata all'edificio significa poi capire più facilmente come si applica per tutte le altre tipologie di fonte rinnovabile. Allora, andiamo per ordine, ho un brevissimo ripasso perché mi serve poi per il cammino che seguiamo in questa presentazione. È stato detto fin dalla prima lezione che i riferimenti, quando calcoliamo questi fabbisogni energetici all'interno dell'edificio, sono due in particolare. Io li ho evidenziati per quelli che interessano a me in questa lezione, sono in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 412, che oramai è vecchiotto, ma è ancora un riferimento perché è quel decreto che ha separato l'Italia in tante zone climatiche, suddividendo quindi la nostra penisola in regioni non politiche ma in regioni territoriali diverse in funzione di quelle che sono le condizioni climatiche. Ad ogni condizione climatica è associato presumibilmente un consumo diverso. È normale che due edifici identici consumino diversamente, in maniera diversa, se posizionati uno a Bolzano e uno a Palermo, poco ma sicuro. Poi probabilmente oggi gli edifici di Bolzano consumano meno di quelli di Palermo, ma perché non sono gli stessi edifici,
costruttivamente sono diverse. L'involucro è diverso, quello che voi adesso state cercando di fare nel vostro edificio, che quasi sicuramente degli anni 70-80, a meno che c'è qualche edificio nuovo, tipo quelli di Cassino realizzati da voi, ma che ovviamente risentono di carenze strutturali energetiche. Io le chiamo così, perché fino a qualche anno fa la parola energia c'era. Noi siamo stati i primi in Italia, i primi in Europa a parlare di fabbisogni energetici, con la famosa legge 10 del 90. Eravamo all'avanguardia, nessuno in Europa ne parlava, assolutamente. Soltanto che noi buttiamo sempre, come si dice, la pietra, poi ci fermiamo, aspettiamo che gli altri ci superino e ci strasuperino. Abbiamo aspettato che uscissero le varie direttive europee, che addirittura l'Europa ci bacchettasse, perché ancora non eravamo a passo con le varie direttive europee, prima di uscire con i vari decreti che vi ha mostrato il professor Bellisola. Ma già nella legge 10, 91, noi parlavamo di efficientamento energetico. Quindi non siamo carenti sotto questo punto di vista. Il decreto, ritorniamo a noi, quindi ovviamente suddivide l'Italia in tante zone, ma è importante anche perché questo, oggi lo ripeterò più volte, stabilisce anche quali sono i tempi di accensione dell'impianto presso gli edifici di quelle specifiche zone. Cioè ogni zona ha un periodo di riscaldamento diverso, ovviamente passando dalle zone un po' più a sud, quindi che beneficiano di condizioni climatiche migliori, che hanno un periodo di riscaldamento permesso soltanto da dicembre a marzo, fino ad arrivare ad altre zone, ovviamente tipo montane, zone F, dove sono più svantaggiate, non c'è nessun limite. Cioè lì teoricamente l'impianto lo potreste accendere anche a giugno se vi capita una giornata particolarmente fredda. Chiaro, noi Cassino siamo zona C, per esempio. Obbligatoriamente noi possiamo accendere il riscaldamento dal 15 novembre al 31 marzo, quindi siamo già in fase di riscaldamento. Questo è il tempo di accensione, il tempo di riferimento dell'impianto. La norma dice, tra l'altro, che è permesso solo per 10 ore giorno l'accensione, tranne casi particolari, alcune deroghe, ovviamente, istituti tipo quelli attività industriali artigianali, ma anche ospedali, ovviamente sono strutture particolari, hanno delle deroghe al riguardo. Ma un edificio privato, ma anche una scuola, al massimo teoricamente potrebbe averla accesa per 10 ore. Eppure, perché lo dico? Questo. Eppure, fin dalla prima lezione, qualcuno, il professore Bellisola, vi ha detto la diagnosi energetica la si fa ipotizzando un regime di funzionamento 24 ore su 24, giusto? Questo perché? Perché per due motivi. Ovviamente questa logica di pensiero è sorta quando si è capito che un impianto che rimane sempre acceso e lavora a regime consuma meno di un impianto che sta anche in combinazione, poco ma sicuro. Da qui è nata ovviamente l'ipotesi che una diagnosi corretta, dovendola fare con un punto di partenza uguale per tutti, il punto di partenza è stato scelto, tutti gli edifici si ipotizzino che lavorino 24 ore su 24, cioè l'impianto di riscaldamento si è acceso 24 ore su 24. Nella realtà già ci sono direttive europee al riguardo, si sta andando avanti su questo ed è presumibile che nei prossimi anni arriveremo invece ad una diagnosi effettiva, cioè su quelle che sono le reali condizioni di funzionamento. Si dice in condizioni dinamiche. Anche questo ve lo riassunto in quattro modalità fondamentali. La norma stessa stabilisce che una diagnosi possa essere fatta secondo o una valutazione di progetto, lo dice la parola stessa che significa. Mi baso sulle carte che ho, cioè teoricamente potrei non entrare nemmeno mai in quella scuola, vedo sulle carte che documenti ho, ne traccio un profilo energetico. Come qualcuno di voi so che sta facendo, ma è normale. Ovviamente in questo momento, in questa fase, ci si basa sulle carte, anche perché per fare qualcos'altro forse dovrei avere degli strumenti che ancora non abbiamo, intendo proprio strumenti di misura reale. Quindi la norma dice questa valutazione lo si fa obbligatoriamente in regime di funzionamento continuo, cioè 24 ore su 24. Idem per la seconda, valutazione standard. Questa volta il calcolo energetico della diagnosi energetica la si fa sulla base dell'edificio reale, ipotizzando però ancora una volta, come sopra, che l'occupazione, cioè la presenza di persone all'interno dell'edificio, l'utilizzo dell'edificio stesso, si faccia in maniera convenzionale uguale per tutti. Quindi si assumono dei parametri di riferimento e anche in questo caso è una diagnosi semplificata. Qual è la diagnosi vera e propria? Quella probabilmente che discuterete la prossima lezione,
quella che tecnicamente si chiama operational rating, no? Cioè quella in cui voi mettete mano, carta e penne, andate a fare le misure sul campo, andate, misure non intendo solo le misure fisiche della reale geometria, dei reali volumi riscaldati, ma le misure proprio dei consumi, quindi andando a leggere i contatori, contatori dell'energia elettrica, contatori del gas, chi è fortunato, contatori del gasolio, chi è sfortunato, perché ovviamente oggi in parte lo tratteremo, non tutti sono allacciati al gas naturale, che sembrerebbe oramai una cosa banale, ma istituti, scuole, ma non soltanto scuole, scusate, edifici anche non prossimi alla rete di distribuzione del gas ancora si asservono di gasolio. Nessun problema, non è che è vietato utilizzare il gasolio, c'è una difficoltà tecnica di fondo che qualcuno sta toccando con mano, non c'è un contatore. Il gasolio lo si carica quando è finito, quando vedo la lancetta della pressione che mi segnala che siamo prossimi allo svuotamento del serbatoio. E quindi in quel caso si chiama il rifornitore che viene con il suo camioncino e ricarica nuovamente il serbatoio. L'unica possibilità in quel caso, come già state facendo, mettere mano alle bollette e fare una stima sommaria. È diverso ovviamente da chi ha la possibilità di leggere, come a casa nostra, il contatore, chi ha la possibilità, perché c'è anche chi ce l'ha a 500 metri di distanza, chi ha la possibilità di leggere il contatore del gas ovviamente vede anche giornalmente quali sono i consumi in funzione delle condizioni di esercizio, delle condizioni esterne. Andiamo avanti, se no non riusciamo. In funzione della tipologia di valutazione, quindi il tempo di osservazione, quello che è l'intervallo temporale di calcolo, quello a cui facciamo riferimento per i consumi, è diverso, perché nelle prime due, essendo una valutazione di massima, cioè fatta o su delle carte o al massimo comunque su dati che sono già a disposizione senza fare misure in dinamico, in quel caso il calcolo viene effettuato sulla durata massima consentita dal riscaldamento, che significa che la norma, come vi ho detto prima, vi dice guardate che il riscaldamento è attivo da tot giorno a tot giorno. Il calcolo viene fatto dal giorno iniziale al giorno finale, in quel periodo. Le altre due valutazioni invece vengono fatte sul periodo effettivo. Che cosa significa? Che se nell'arco di un anno siamo stati fortunati, c'è stato un inverno particolarmente mite e qualche giorno l'impianto probabilmente è stato anche spento, bene, quelle giornate possono essere anche trascurate, cioè si va a valutare realmente quelle che sono le condizioni di esercizio. Voi che cosa dovete fare? È indubbio che noi, tutti noi, voi ci troviamo prettamente qui su, quindi noi stiamo facendo delle valutazioni semplificate perché il tempo è poco, lo sappiamo tutti, perché gli strumenti non li abbiamo, tutto quello che riusciamo a fare un di più ben venga all'interno del progetto, però è chiaro, noi ci basiamo, voi vi dovete basare per i vostri calcoli sempre, e oggi lo vedrete soprattutto nelle formule che vi proietterò, sempre in quello che è il tempo di riscaldamento, Cassino, 15 novembre, 31 marzo per capirci, ipotizzando che l'impianto funzioni 24 ore su 24, anche se probabilmente la vostra scuola accende alle 6 e spegne alle 6 del pomeriggio, o prima, non lo so, dipende dagli orari. Per noi il riferimento sarà sempre 24 ore su 24 nel periodo di riscaldamento, va bene? Anche questo è un qualcosa ovviamente che avete ripetuto più volte, a me serve per rinquadrarvi come uscire da questa struttura. Fino adesso vi hanno fatto entrare nella struttura, in particolare il professor Dell'Isola vi ha detto la struttura da che cosa è costituita: pareti opache, pareti trasparenti, ci sono tetti, pavimento, che non è da trascurare ovviamente. Poi con il professor Giovinco avete cercato di capire quali sono gli apporti che arrivano dall'esterno su questa struttura. Apporti esterni e apporti interni ovviamente sono cumulabili e quelli sono importantissimi nella stagione invernale perché possono aiutare a ridurre quelli che sono i consumi energetici nel volume riscaldato. Diventano un carico aggiuntivo, come avete visto, invece se volessimo fare anche la diagnosi nella climatizzazione estiva, ovviamente perché sono carichi che dobbiamo sottrarre all'interno. Il,
il primo, questo succede spesso purtroppo, mi preme dire, non è che qualcuno di voi ha la macchina qui, perché se suona è perché la macchina è messa male, il camion deve passare. Vado avanti ragazzi, scusate. Dicevo, il primo passo è quello che avete già fatto, l'individuazione del volume, va bene? Io faccio il passo successivo. Questo volume da che cosa è attraversato? Perché c'è qualcosa che fisicamente attraversa questo volume e sono tutti quegli apparati tecnici che portano l'energia dentro la vostra casa, dentro il vostro edificio scolastico, ma vale per qualunque edificio, ovviamente. E sono di due tipologie, parte termica e parte elettrica, anche se su alcuni aspetti sono in stretta sinergia l'uno con l'altro. Allora, per quello che riguarda il riscaldamento, che è la parte principale che voi fate ovviamente nel vostro lavoro, dall'esterno dentro l'edificio arriva quello che noi chiamiamo vettore energetico primario. La vostra caldaia, per poter scaldare l'acqua che alimenta il circuito di riscaldamento, quella caldaia ha bisogno di bruciare combustibile. Quel combustibile per noi è energia primaria che viene consumata. Questo termine lo ripeteremo spesso in questa lezione. Il vettore energetico primario quindi può essere gas naturale per le utenze alimentate a gas, è gasolio per le utenze alimentate a gasolio, sarà biomassa per quei fortunati che hanno una centrale a biomassa, biomassa perché è una fonte rinnovabile, ma non è il nostro, non penso siano i nostri casi. Allora, quando entra il vettore energetico, ragazzi, quando entra il vettore energetico primario, questo vettore subisce una trasformazione, che è una trasformazione di tipo chimico. In quella trasformazione chimica di combustione, chiamiamola come si chiama, in quella trasformazione chimica cede il calore che viene prodotto dalla reazione di combustione al nostro vettore di trasporto, che è generalmente acqua. Ci sono anche gli impianti di riscaldamento d'aria, ma non li tratteremo perché si presuppone che gli edifici scolastici siano tutti con radiatori ad acqua. Viene ceduta per mezzo di uno scambiatore di calore, quindi energia a un fluido, e il fluido viene trasportato in giro per l'edificio fino ad arrivare ai vari terminali di riscaldamento, i radiatori, fino ad arrivare alle utenze che chiamiamo i lavandini, le docce, non nelle scuole, ma che chiamiamo utenze di acqua calda sanitaria, ok? Quindi tutte e due queste utenze, termico, riscaldamento, scusate, e ACS sta per acqua calda sanitaria, sono le due utenze che vengono alimentate termicamente generalmente da un generatore di calore. Questo generatore di calore è alimentato, lo ripeto ancora una volta, da un vettore, un combustibile che arriva da fuori e che sarà il nostro vettore energetico primario. Possono esserci nel riscaldamento dei contributi da fonte rinnovabile, famosa UNITS 11300 parte 4. Uno di questi, uno l'ho già detto, la caldaia potrebbe essere una caldaia a biomasse. A biomasse significa che brucia per esempio cippato di legna, che brucia pellet, che brucia qualcosa che è biodegradabile, cioè che viene già di per sé stesso dalla natura. Non voglio fare una trattazione qui sulla definizione di fonti rinnovabili, ma in ogni caso sicuramente l'aspetto che tutti conoscete è quello che ho riportato qui, è un eventuale collettore solare termico. Allora, per esperienza personale non vi offendete, ma la differenza, siccome anche all'università qualcuno ancora non sa la differenza, però quando parliamo di collettore solare termico facciamo riferimento a un sistema, a un pannello in cui entra acqua fredda ed esce acqua calda grazie all'apporto solare, l'ho detta in maniera più semplice possibile. Quando parlo di pannello fotovoltaico parlo di un pannello uguale, rettangolare anche lui, che sembra identico al precedente con una differenza. Lì dentro entra un filo elettrico, lo dico proprio nella maniera più semplice possibile, ne esce un filo elettrico tale che porta l'elettricità che si è generata dentro il pannello per un effetto fisico che si chiama effetto fotovoltaico.
c'è sempre la luce solare dietro. La differenza è che in uno produciamo energia elettrica, nell'altro trasferiamo l'infrarosso del sole, lo trasferiamo all'acqua e quindi produciamo calore. Questa è la differenza di fondo. Quando parlo allora di un contributo al riscaldamento, è chiaro che da bravo ingegnere non faccio riferimento a un pannello fotovoltaico, anche se metto puntini e non è proprio vero, ma sicuramente faccio riferimento a un collettore solare termico, cioè a pannelli che scaldano l'acqua e vanno ad integrare allora il calore che viene prodotto da una caldaia. A fine lezione faremo un esempio di integrazione da fonte rinnovabile proprio da collettore solare, per vedere qual è quella che si chiama la percentuale di soddisfacimento dell'energia di riscaldamento da parte di una fonte rinnovabile. Cioè vediamo in percentuale quanto ci riesce a coprire delle nostre spese una fonte gratuita che è il sole, ok? Prima ho detto, non è proprio vero che il fotovoltaico non possa aiutare nel riscaldamento. Il fotovoltaico da noi, come in Europa, ha avuto il boom negli ultimi anni, fino all'anno scorso, con i vari conti energia, si chiamano così, no? Il conto energia era il finanziamento che lo Stato, che tutti voi e noi paghiamo sulla bolletta, a chi installava un impianto fotovoltaico. Molto semplicemente funzionava così: tanto produce quell'impianto in kilowattore, tanto io ti do un incentivo economico, in quel caso proprio centesimi di euro per ogni kilowattore che produci. Questi centesimi di euro sommati ai vari kilowattori prodotti negli anni ti garantivano un rientro della spesa, cioè io mi ripagavo della spesa nell'ordine dei 9-12 anni, questi erano i tempi più o meno. Poi loro ti continuano a dare incentivo, quindi significa che da quel momento in poi è tutto guadagno. Allora, il fotovoltaico è diventato un investimento, non una forma di risparmio in questi ultimi anni. Ecco perché c'è stata la corsa al fotovoltaico, perché era un guadagno. Chi ha installato il fotovoltaico sa che da qui a 20 anni guadagnerà un gruzzoletto di soldi, oltre a ripagarsi della spesa. Da adesso in poi i soldi sono finiti per tutti, ovviamente, ma non per questo che il fotovoltaico deve finire. L'incentivo, come sono stato critico in queste affermazioni, essendo docente di fonti rinnovabili, non posso non dire che sono un estremo fautore del fotovoltaico, con una differenza: il fotovoltaico aveva bisogno di quegli incentivi perché era, come per molte fonti rinnovabili, hanno un impatto iniziale di spesa che è troppo elevato, cioè il costo iniziale di installazione di quelle fonti è generalmente talmente alto che nessuno o pochi se lo possono permettere. Quindi lo Stato finanziava l'installazione di pannelli fotovoltaici prevedendo che ci fosse stata un'ampia diffusione. Così è stato. Torniamo a noi, scusate, più di vario spesso. Perché un fotovoltaico potrebbe contribuire al solare termico? Poi arrivo. Perché ovviamente in questo boom parecchi ne hanno approfittato, visto che hanno energia gratuita dal sole elettrica, hanno sostituito il proprio generatore di calore tornando al vecchio scaldabagno, quello che esisteva qualche anno fa e che poi era scomparso, perché poi sono arrivate tutte le caldaie che facevano sia riscaldamento che acqua calda sanitaria. Penso non più la maggioranza di voi oramai ha uno scaldabagno a casa, intendo quello elettrico per capirci. Però con il boom del fotovoltaico parecchi sono tornati nuovamente ad apparecchi elettrici, addirittura anche al riscaldamento della cucina elettrica, cioè ad accensione a funzionamento elettrico, proprio perché ovviamente era tutto gratis. Quindi non è proprio vero che non contribuisce, anche perché uno dei possibili generatori di calore è quella che noi chiamiamo la pompa di calore. La pompa di calore, giusto per capirci, molti di voi hanno lo split a casa, no, in estate. Quella è una pompa di calore in modalità frigorifero, cioè quella usata d'inverno per raffrescare. Alcune di quelle si chiamano pompe di calore reversibili perché possono fare sia caldo che freddo. Quella è una macchina il cui consumo non è gas, è una macchina il cui consumo è elettrico. Quindi se io installo un pannello fotovoltaico risparmio il vettore primario in ingresso utilizzando una fonte rinnovabile. Riallaccio le fila se no vi perdo, perché già vedo parecchi che sto perdendo. Allora, sto cercando di dirvi, guardate che questa casa, la vostra scuola, per essere riscaldata ed avere quel fabbisogno e soddisfare quel fabbisogno energetico che voi state calcolando, ha bisogno che qualcuno gli dia energia.
Quel qualcuno è una caldaia, generalmente. La caldaia, dappertutto per voi, sarà alimentata da un combustibile che per noi è energia primaria. Il combustibile può essere diverso, gasolio, gas naturale, quello che avete, quello valuterete ovviamente. Oggi noi cerchiamo con questa lezione di arrivare da dentro a fuori, cioè voglio sapere se dentro avevate questo fabbisogno, qual è il consumo di gas che vi aspettate, il consumo di energia primaria fuori. Questo è quello che oggi cerchiamo di capire. Stavo cercando di dirvi, non è solo un consumo di gas, perché ovviamente ci sono le utenze elettriche in questo caso, come quelle alimentate da rete nazionale, ovviamente tutti noi, le nostre prese sono alimentate e siamo attaccati alla rete nazionale. Anche in questo caso possiamo avere integrazione da fonte rinnovabile, il fotovoltaico che vi ho detto prima. Ve lo spiego qui perché poi non lo tratterò più nel corso della lezione. Questa doppia freccetta, che poi è il principio di funzionamento del conto energia ed è l'unica modalità che presumo verrà accettata in futuro per l'installazione di pannelli, è quello che si chiama scambio sul posto, cioè nel senso l'energia viene prelevata dalla rete quando non c'è sole, l'energia viene prelevata dai pannelli quando c'è sole, ovviamente. Se l'impianto è ben dimensionato, dovrebbe essere in grado di fornire l'energia che consuma ora per ora l'edificio. Ovviamente questo impianto funziona se e solo se c'è il raggiamento solare, non ci piove, perché è legato alla fonte rinnovabile del sole. Vuol dire che la notte non funziona, vuol dire che quando piove non funziona, vuol dire che quando è nuvoloso funziona male e qualcuno di questi pannelli non funziona nemmeno, perché dipende dalla tipologia di pannelli. Questo che cosa significa? Che in quel momento, se l'edificio chiede energia, qualcuno glielo deve dare. Quindi è impensabile avere un edificio che sia scollegato dalla rete. Nel prossimo futuro, mia opinione personale, ma non mia da solo, sono sicuro che non è così, ovviamente si arriverà non più a dimensionare un impianto che è asservito di giorno alla rete, ma un impianto che sarà asservito la notte all'edificio. Nel senso, si ritornerà agli impianti con accumulatori a batterie, che attualmente sono il tallone d'Achille di questi impianti, sia da un punto di vista economico, costano troppo, sia da un punto di vista di funzionamento. Le batterie hanno il problema del ciclo di carica-scarica, si esauriscono dopo un tot periodo di tempo, vanno cambiate, e questo grava sui costi dell'impianto. Ma stanno cominciando a fare i passi da gigante anche su quello. Andiamo avanti. Questo è lo schema, allora, di quello che ho detto fino adesso e quello che faremo in queste lezioni, dove entreremo purtroppo in alcuni momenti, in alcune formule, ma cercherò di spiegarle passo passo, quindi spero che non siano difficili, ma per ogni dubbio non vi preoccupate, lo risolviamo subito. Fino adesso voi eravate qui, in questa zona, all'interno di questo rettangolo, per capirci, cioè nell'edificio. Questo era il vostro volume riscaldato. E fino adesso vi state preoccupando soltanto di capire questo rettangolo da che cosa è costituito. Uno, quanto è grande, qual è la superficie, qual è il volume. E due, che cos'è questo rettangolo? È una parete in cemento armato, è una parete multistrato, c'è un intercapedile d'aria, c'è il cappotto magari, ma teoricamente ora state facendo solo questo. Io oggi invece voglio capire, una volta che avrete finito e avrete stabilito, bene, la mia scuola ha bisogno di questi kilowattore di energia termica, questi kilowattore di energia termica chi me li deve dare? È tutto quello che sta alla sinistra di questa slide ed è quella che affrontiamo seguendo però sempre fedelmente quella che è la normativa tecnica, ve l'ho detto, la 11.300 parte 2. Che cosa significa? Che i simboli allora che ho utilizzato sono quelli della norma. A volte sembrano un po' pesanti i pedici che utilizza, l'importante è capire cosa sono, quindi li ripeterò talmente tante volte che forse li imparerete pure a memoria. Con questa chiudo questa premessa poi fondamentalmente, perché quello che voi state stimando è questo qui, no? Il fabbisogno di energia termica utile per riscaldamento e per ventilazione, quello che vi è stato spiegato nelle prime due lezioni. A questo aggiungeremo, chi di voi lo può fare, è molto facile come cammino, come calcolo, quindi qual è il consumo per acqua calda sanitaria. Questa parte qui ovviamente la norma lo prevede, non è il nostro caso, a meno che non abbiate una mensa nella vostra scuola, e quindi in quel caso dovremmo essere in grado di calcolare anche i fabbisogni di energia primaria ad uso cottura, ma non credo siano
il vostro caso. Le mense oggi le troviamo prettamente agli istituti di infantili, quindi non credo alle superiori avrete questo problema. Quando parliamo di fonti rinnovabili, qua volo perché questa formula la riprendo dopo, comunque ricordatevi sempre una cosa: non esiste una fonte rinnovabile che è in grado di coprirvi, tranne una probabilmente, che è in grado di coprirvi 24 ore su 24 i vostri fabbisogni. Allora, qua l'ho detto, io lo devo a forza dire, cos'è una fonte rinnovabile? Perché si chiama rinnovabile? Perché è una fonte energetica che ha un tempo di ricostituzione inferiore al tempo con cui l'uomo la consuma. Il petrolio lo consumiamo a una velocità tale che si sta esaurendo. Idem il gas naturale, anche se le risorse ci permetteranno ancora di averne a disposizione per un certo numero di anni. La fonte rinnovabile è una fonte che se oggi la consumo domani è tale quale, il sole domani sarà pari a quello che è oggi. Anche se tappezzassi l'intero pianeta di pannelli solari non lo esaurirei. Quindi è una fonte rinnovabile. Idem il vento, idem l'idroelettrico. L'idroelettrico si basa sullo sfruttamento delle correnti, sia marine ma sia dei fiumi. Il giorno dopo ci sarà di nuovo, quindi non riesco ad esaurire, pur sfruttandola, quella che è una risorsa energetica rinnovabile. Qual è il problema? È che non sono costanti. Il vento non c'è sempre, c'è quando c'è. Il sole non c'è sempre, oggi non c'è sole pieno. Qualche tipologia di pannello funziona in queste condizioni, non tutte. I pannelli che oggi hanno il massimo rendimento, quelli monocristallino, delle tre tipologie, mono, policristallino e amorfo, non so quanto siete addentro, avete mai parlato di fotovoltaico nelle vostre scuole? Qualcuno, forse faccio prima di dire, qualcuno non ne ha mai sentito parlare? Perfetto, quindi non è un problema se io volo su questo, ma ci sono, sapete bene quindi che ci sono delle tecnologie di lavorazione diverse che vi portano a materiali diversi. Il monocristallino in queste condizioni non funziona per nulla. Il policristallino, che di base è sempre silicio, semplicemente ha un orientamento dei grani diverso, riesce a lavorare male, ma riesce a lavorare anche in queste condizioni. L'amorfo, che è quello che ha rendimento peggiore, lavora benissimo. L'amorfo è una struttura, ovviamente, con poco silicio, ma altri materiali generalmente all'interno, il cui rendimento è molto più scarso, però lavora costantemente in qualunque condizione di funzionamento. La non stazionarietà della produzione, cioè il fatto di non averla a disposizione sempre, ogni ora, quando voglio, per esempio la notte il sole non c'è, ma il vento c'è e non c'è, fa sì che allora una fonte rinnovabile non può essere utilizzata da sola. Quello che vi dicevo prima, ma va sempre utilizzata insieme, parallelamente alla rete elettrica. Cioè è impensabile avere un edificio che viva da solo. Ci sono quelli delle baite di alta montagna, che però utilizzano dei generatori, anche in quel caso, i classici motori a gasolio, no? Che vengono alimentati insieme a fonti rinnovabili. Cioè è impensabile avere un edificio che viva di vita propria basandosi solo su fonti rinnovabili. Ce n'è uno, dicevo, che una fonte che siamo sicuri è in grado di erogare una quota rinnovabile costantemente, ed è il geotermico. È l'unica. Però è altrettanto vero, chi di voi la conosce un pochino, anche il geotermico ha dei consumi parziali, la macchina, la pompa di calore che si utilizza, ha dei consumi elettrici che da qualche parte deve prendere, ovviamente. Va bene, torniamo a noi comunque. Questa formula era solo per dire, non la commento perché la commento più avanti nella lezione, era solo per dire che in tutto questo discorso non basta più calcolare i fabbisogni, ma ci dobbiamo ricordare che lì dove immagazziniamo energia, l'accumulo, poi quell'accumulo disperderà energia, cioè sarà caratterizzato da perdite. Lo vedremo più avanti un po' più in dettaglio. I passi quindi quali saranno? Saranno questi: partendo dal fabbisogno di energia termica ideale, quello che voi state valutando, andremo a ritroso valutando il fabbisogno di energia termica netto. Questo, allora io comincio a farvi notare i pedici, perché sennò vi perdo. Sono i pedici della norma. Dove vedete la letterina H significa che la norma dice quello è un contributo per riscaldamento. Ok? Quindi QH è il fabbisogno di energia termica per riscaldamento. Che differenza c'è tra l'ideale e il netto? Semplicemente viene sottratto quello che perdiamo, nonostante gliel'abbiamo già fornito, perdiamo nell'accumulo. Immaginate, poi più avanti lo vedremo, lo ripeto, che io accumulo calore dentro un serbatoio di acqua da 300-500 litri. Quel serbatoio a sua volta ha una superficie disperdente,
come l'involucro dell'edificio, quindi disperderà parte del calore. Quella è una perdita che va scomputata da questo valore qui. La stragrande maggioranza di voi, presumo, non avrà un collettore solare termico sull'edificio. Qualcuno di voi avrà probabilmente pannelli fotovoltaici che hanno beneficiato di alcuni incentivi provinciali, quindi forse qualche istituto ce l'avrà. Quindi questo problema non sussiste. Problema, cioè, poi è semplice, basta valutare il contributo. Quale sarà il contributo effettivo? E questo è quello che faremo. Sarà allora quello che resta, dove però dobbiamo aggiungere una serie di contributi che vanno persi. Lo dico in parole molto semplici: immaginate che mi porto una bacinella d'acqua colma fino all'orlo, perché è esattamente quella di cui ho bisogno, il fabbisogno. Ho bisogno di 10 litri d'acqua, porto un contenitore pieno d'acqua raso di 10 litri. Entro qui, lo devo portare nella stanza di fronte. Cammino, l'acqua qualche goccia mi cade, è indiscusso. Sia perché soffro di Alzheimer precoce, scherzo, ma sia perché ovviamente c'è qualcosa che nel mio cammino mi farà cadere parte di quel volume d'acqua. Quando arriverò a destinazione non avrò più 10 litri. Voi direte, vabbè, qualche goccia che è. Qualcosa non c'è più. Siccome in quella stanza mi avevano chiesto 10 litri e io non gli sto portando 10 litri, non ho soddisfatto il fabbisogno. Questo che significa? Che se voglio portare 10 litri d'acqua in quella stanza, devo entrare in questa stanza non più con 10 litri, ma con qualcosa in più, perché devo prevedere che una parte di quell'acqua che porto vada persa lungo il tragitto. Questo è esattamente quello che succede con l'energia. Se voi calcolate il fabbisogno di energia termica ideale, la parola ideale ve lo dice, questo è l'ideale, ma non è quello di che voi purtroppo dovete avere all'interno dell'edificio, perché per portare quel contributo energetico dentro la vostra scuola, vi ricordo, siete partiti da un combustibile che avete portato fino alla vostra scuola, lo avete immesso in un generatore di calore, una caldaia, che non è una macchina perfetta, ma ha un suo rendimento. Tutti sapete cos'è la parola rendimento, no? È il rapporto tra ciò che dà realmente la macchina rispetto a ciò che ha avuto, e questo rapporto è sempre minore di 1, perché non è una macchina perfetta, non è una macchina ideale. Che cosa vuol dire allora? Che se entra 100 in un generatore di calore, non sta più uscendo 100, uscirà qualcosa di meno. Quel contributo che esce, diamo un numero a caso, esce 95, quel 95 che esce non ha finito, deve arrivare a tutti i radiatori della vostra scuola, deve percorrere i cammini sotto traccia o nelle pareti o addirittura esposti a vista, fino ad arrivare ai radiatori. E i tubi, soprattutto dell'acqua calda esposti a vista, lo dice la parola stessa, sono caldi. Che significa? Che stanno disperdendo l'energia che avevano preso nel generatore di calore. Quando l'acqua arriverà ai radiatori, non sarà più alla stessa temperatura di partenza, non avrà più lo stesso contenuto energetico con cui è partito. Questo che significa? Che nel cammino c'è un altro rendimento, quello che si chiama rendimento di distribuzione. Oltre alla macchina, anche i tubi hanno un loro rendimento, le perdite di carico, ma anche le perdite energetiche, perché il calore se ne va. Ovviamente da un'acqua calda che circola nei tubi se ne va all'esterno verso le pareti fredde, o addirittura nell'esterno stesso. Quindi perdiamo qualcosa nel generatore, perché non è una macchina ideale. Perdiamo qualcosa nei tubi, nella distribuzione si chiama, arriviamo ai radiatori o ai convettori, quello che avete, ma generalmente dovreste avere tutti dei radiatori. Anche i radiatori, che sono dei semplici scambiatori di calore, perché sono degli elementi o in ghisa o in alluminio, dipende da che cosa avete, non sono altro che degli elementi metallici che da una parte hanno acqua calda, dall'altra hanno l'ambiente da riscaldare, quindi devono trasmettere il calore nella maniera più semplice possibile. Ma poiché anche loro non sono delle macchine ideali, perché non esiste una macchina ideale, questo trasferimento di calore dall'acqua all'ambiente esterno avverrà con un rendimento che si chiama rendimento di emissione. Quindi anche quegli elementi lavoreranno bene, meglio o in maniera vicino alla perfezione, ma non lo raggiungeranno mai, in funzione di quanto bene sono stati progettati. Quante volte vi sentite dire: non incassate il radiatore in una nicchia,
Oppure non coprite i radiatori con qualcosa, cosa che facciamo spesso anche a casa. Perché? Perché stiamo ostacolando la trasmissione del calore. Se ostacoliamo la trasmissione del calore, non scambia bene. Se non scambia bene, l'acqua resta calda al ritorno e se ne va. Quindi non abbiamo fatto in modo che il calore posseduto dal vettore acqua venga trasferito integralmente all'ambiente esterno. Questo passaggio avviene con una perdita, di conseguenza parliamo anche in questo caso di rendimento di emissione. Prego. Nel caso del nostro istituto, dove abbiamo sembrato c'è il locale di distribuzione delle montagne principali dell'acqua alle varie montagne orizzontali legate della distribuzione. Lo vediamo. Quell'ambiente è più caldo rispetto a tutti quanti gli altri. Assolutamente. Quindi, ma fa parte di un volume riscaldato, quello o no? No. No, ok. Allora, lo affrontiamo comunque tra un attimo questo discorso. Per chi non ha sentito, allora, uno dei docenti ha chiesto, dal generatore partono dei tubi che per il loro edificio attraversano dei locali non riscaldati a vista, giusto, esposti. Non è un caso unico, ve lo assicuro. Quindi fate attenzione in questo caso, perché la norma è chiara e dice, mi sembra che sia scritto anche qua, se avete dei tubi caldi che passano all'interno del volume riscaldato, è vero che voi state perdendo parte del calore dell'acqua, ma in fondo lo state buttando dentro l'edificio che dovete scaldare. Quel contributo, la norma dice che è una perdita termica recuperabile e vi dà le modalità per ricalcolarla, cioè per reinserirla nei campi. Il suo esempio è l'esatto opposto, perché invece le tubazioni passano in un locale che non fa parte del volume riscaldato. Quindi tutta l'energia che sta uscendo dai tubi se ne va via. E quella è una perdita di distribuzione che invece dovete calcolare e sottrarre, anzi aggiungere, al contributo energetico. Voglio precisare, chiaro? Sì, sì. Ok, tanto lo vedremo prima. Voglio precisare, sottrarre, aggiungere, questo potrebbe... Al piano rialzato si recuperano. Sì, sì, sì. Dicevo, fate attenzione a questa cosa che ho detto, sottrarre, aggiungere, che significa? Dipende da quale verso seguo l'energia. Allora, se parto, come state facendo voi, da dentro l'edificio e vado fuori, quel percorso che vi ho fatto vedere, torno un attimo, ecco qua per esempio, se parto da dentro e vado fuori, nell'esempio dell'acqua che vi ho fatto prima, significa se dentro ho bisogno di 100, gli emettitori, i radiatori mi perdono qualcosa, i tubi mi perdono qualcosa, il generatore mi perde qualcosa, vuol dire che qui deve esserci più o meno di 100. Siete tutti d'accordo su questo? Se deve esserci più, vuol dire che tutte queste perdite, che io chiamo perdite, le devo sommare al fabbisogno. Perciò sommo, calcolo le perdite, le sommo al fabbisogno ideale, per arrivare a capire qual è l'energia che realmente avrò bisogno in ingresso. Perché qualche volta mi scappa la parola sottrarre? Perché potrei benissimo decidere di partire da qua. Nell'operational rating, cioè quando io vado a vedere quanto realmente consumo di gas, vado lì sul contatore e leggo quanto consumo durante il periodo di riscaldamento, vuol dire che sto partendo da qui. Lì vedo realmente quanto l'edificio mi ha consumato. E vado a ritroso questa volta, comincio a toglierci quello che mi perde la caldaia, ci levo quello che mi perdono le tubazioni, ci levo quello che mi perdono gli emettitori, dovrei arrivare al valore teorico ideale che voi avete calcolato. Dovrei, perché non ci arriverete mai, perché ovviamente l'analisi reale differisce sempre dall'analisi teorica, per l'incertezza di dati che avete quanto fate questo, ovviamente, no? Questo è assodato. Però il futuro, ripeto, sarà questo, cioè quello di far battere, di fare degli studi sempre più dinamici, cioè di vedere come l'edificio consuma non a livello teorico ma nelle sue reali condizioni di esercizio. Penso che le prossime normative saranno dedicate esclusivamente a questo. Quindi è chiaro questo passaggio, perché da questo momento in poi quindi cercheremo di spiegare queste simboli. Ah, non li ho spiegati e vi chiedo scusa. H, vi ho detto, significa riscaldamento. Allora, poi L, la norma, è l'inglese di lost, quindi significa perdere. Quindi dove vedete QL significa energia persa. Il pedice successivo vi dice dove. Q
QLE, energia persa, lost in emission, quindi agli emettitori. QLRG sta per regulation, quindi è quello che io perdo nella fase di regolazione dell'impianto. Non l'ho detto perché non è solo l'emettitore, ma anche il tipo di regolazione che uso, il termostato che ho dentro l'edificio, che può causarmi una perdita, perché mi fa lavorare male l'impianto, per esempio lo accende e spegne in continuazione e così via. Poi ci sarà QLD, D starà per distribuzione ovviamente, e poi ci sarà QLGN che sarà generatore. Quindi basta che vi ricordate, il pedice L sta per lost, perso, e poi il pedice successivo mi dice dove sto calcolando la perdita, ma poi passo passo, ripeto, lo vedremo. Allora, questo l'ho messo subito perché tanto so che non lo farà nessuno, non perché non lo volete fare, ma perché credo sia talmente banale che probabilmente concentrerete i vostri sforzi sull'altra parte, sul riscaldamento. Però vi ricordo che la vostra scuola ha comunque dei bagni, sicuro, e sicuramente dal lavandino, spero, vi esca acqua calda. No. Ok? Va bene. Sarei curioso di vedere però il perché, eh? Però mi sembra strano, cioè non probabilmente, no, mi credo, perché visto lo stato in cui restano tutte le scuole italiane, anche non le università, tutto è possibile. Però quello che voglio dirvi è, normalmente, poiché avete dei lavabi, dei lavandini, lì avete dei consumi almeno teorici di acqua calda sanitaria, quella si chiama acqua calda sanitaria, ok? Il consumo di acqua calda sanitaria è facilissimo da stimare, si calcola in base al numero di studenti e lo si moltiplica per un fattore correttivo. Non ci perdo tempo perché, ragazzi, sono sicuro che non lo affrontiamo nemmeno. La formuletta che vi presento qui è la più semplice possibile che si possa applicare, ma è quella della norma, ma in fondo stiamo riscaldando acqua, quindi non è che ci dobbiamo aspettare chissà che. Allora, il pedice W sta per water, pensate sempre all'inglese, quindi acqua, Allora, QHV, H è riscaldamento, quindi riscaldamento di acqua, cioè acqua calda sanitaria. Qual è il contributo aggiuntivo che devo prevedere nel fabbisogno termico dell'edificio per riscaldare, non l'edificio, ma per riscaldare l'acqua? È la massa di acqua che devo scaldare ogni giorno, i litri di acqua che devo scaldare ogni giorno, per il delta T che deve subire l'acqua. Allora, se ipotizzo che ci sono delle tabelle che danno sulla stessa norma, poi ve le posso dare, tanto sono sulla norma, in funzione del numero di studenti vi dà il numeretto moltiplicativo. Però, per esempio, per casa nostra ogni persona normalmente consuma teoricamente 50 litri d'acqua al giorno, no? Di acqua calda sanitaria, nelle condizioni peggiori, perché poi ci sono anche le condizioni di comfort che dicono 70 litri al giorno. Allora, se vi dicessi ogni giorno quanta acqua calda sanitaria consuma una famiglia di 4 persone, quanti litri al giorno ha consumato? 50 per 4 sono 200 litri? 200 litri volume d'acqua. Per avere la massa che cosa devo fare? Volume, per avere la massa che devo fare? Moltiplico per la densità. Quindi questo prodotto non è altro che la massa. Massa per il calore specifico, per il delta T. È l'energia che sto dando all'acqua. Questa è la differenza di temperatura tra la temperatura richiesta e la temperatura alla quale entra l'acqua dalla rete. Anche qui la norma dice: se non avete dati certi, sappiate che voi una doccia la fate normalmente a 40 gradi, 40-45 gradi. Si assume convenzionalmente che la temperatura di uscita sia 40 gradi. Qual è la temperatura alla quale entra l'acqua? Varia durante l'anno. A Cassino vi posso dire che varia dai 9 gradi ai 13-14 gradi nemmeno, perché l'abbiamo misurato, ma dipende anche dalle zone. Cassino è sull'acqua, quindi è piena d'acqua in ogni caso. Però anche qui la norma, per evitare problemi, dice o le misurate oppure assumete tutti quanti mediamente 15 gradi. Allora sto dicendo che quei famosi 200 litri d'acqua devono essere riscaldati ogni giorno, perché ogni giorno si consumano 200 litri d'acqua, da 15 gradi a 40 gradi. Quella è energia termica che io devo dare. E questo contributo si chiama contributo per acqua calda sanitaria. Allora,
Se volete calcolarlo nella vostra diagnosi, ripeto, non limitarvi soltanto al fabbisogno, sappiate, ma poi ve lo metto anche in rete, c'è una tabellina che vi dice in funzione del numero di studenti una scuola qual è il consumo di acqua che bisogna prevedere. Poi basta applicare questa formula. Punto. Quindi è talmente semplice che, ripeto, non me ne preoccupo di perderci molto tempo. Va bene? Poi vado talmente a braccio che sinceramente mi scordo anche che ve l'ho anche messa. Quindi vedete come sono combinato io. Ma la parte di quella tabella ve l'ho già messa, quindi non ve la devo allegare. Eccola qui, questo è un pezzo che ho ritagliato della tabella della 9. Per le scuole, questi sono i due coefficienti, eccoli qui, A ed N1, di questa formuletta che mi fa stimare il volume d'acqua consumato. Il volume d'acqua giornaliero consumato è un prodotto di due coefficienti che trovate tabellati, eccoli qui. Va bene, per le scuole sono 15 litri al giorno il coefficiente A moltiplicato per il numero di ragazzi. E via, va bene? Poi, nulla vieta che se nella realtà voi vedete che non c'è acqua calda perché proprio non è previsto il collegamento al generatore, è inutile stimarlo, tanto non la produrrete mai, quindi non c'è nemmeno consumo, giusto? Cioè, il dubbio che mi viene è se voi realmente avete acqua calda e non stimate il contributo, ma se non lo avete perché non è collegato al generatore, quel consumo comunque non l'avete in default, quindi è inutile anche calcolare. Io credo che ci sia il collegamento, poi il perché non funzioni avrei anche le spiegazioni. Allora, andiamo avanti, dai, salto delle cose perché sennò, ok, questo è già un aspetto, vedete, l'acqua calda sanitaria consuma, questo è quello che poi faremo anche per il riscaldamento. Fabio, portami più tempo che non ho l'orologio. Che cosa facciamo se ho stimato qual è il consumo energetico per riscaldare l'acqua giornalmente? Che cosa mi manca? Devo sapere che quell'acqua, ovviamente è probabile che abbiate degli scaldini, degli scaldabagni in questo caso, ma normalmente vado al ritroso anche in questo caso, valuto le perdite fino ad arrivare a quello che è il fabbisogno di energia primaria per acqua calda sanitaria. Consentitemi di andare veloce perché non è questo, tanto ci ritorneremo dopo, ma è questo quello che voi state facendo adesso. Quindi vediamo praticamente come si fa quel cammino a ritroso fino a stimare i contributi, i consumi, scusate, di energia primaria. In maniera molto, molto, molto schematica, l'impianto è fatto in questo modo. Avete un generatore di calore, in questo caso, che è alimentato, lo ripeto, con un vettore energetico primario, il combustibile. Questo consumo, la norma lo chiama QPH, H vi ricordo è il riscaldamento, la parola P sta per primary, quindi energia primaria. Va bene? Identifica quali sono i kilowattora di energia primaria che stanno entrando, l'energia del combustibile che sta entrando. Perché parlo di kilowattora di un combustibile? Che significa kilowattore del gasolio, kilowattore del gas naturale? Perché? Come faccio? Ma io lo so che i docenti lo sanno, i ragazzi lo sanno. Perché parlo di kilowattora? A casa vostra avete gas naturale e io dico, voi consumate kilowattore di gas naturale, come fate a calcolarlo? Chi ve lo dice? L'energia del gas, chi ve la dà? Come si chiama? Il potere calorifico. Il potere calorifico è quel fattore che vi dà la conversione, ovviamente, quantità kilowattora. Allora, questi sono kilowattora in ingresso, noi dobbiamo rimanere in termini energetici. Entrano nel generatore, come vi ho detto, ci sono le perdite al mantello, cioè perché la stessa caldaia si scalda e disperde energia, le perdite nel funzionamento, le perdite negli ausiliari, le pompe, i circolatori che sono asserviti al generatore. Fatto sta, ci sono delle perdite nel sistema di generazione. Il vettore termico acqua calda viene mandato attraverso pareti, attraverso condotti in locali non riscaldati, ovviamente fino agli emettitori, radiatori in ghisa, normalmente o in alluminio, dipende che cosa avete voi, sia qui abbiamo perdite in distribuzione, sia qui abbiamo perdite nel sistema di emissione. Da qui a qui abbiamo una serie di rendimenti che dobbiamo imparare a stimare. Però giustamente già posso dire che il rapporto tra questo che ottengo dentro e questa che è entrato da fuori è il rendimento globale di riscaldamento, sicuramente. Cioè, questo numeretto già lo potrei dire, il rapporto tra l'energia che realmente utilizzo
e l'energia che ho consumato sarà il rendimento globale medio stagionale dell'impianto di riscaldamento. Va bene? Perché medio stagionale? Perché lo valutiamo su tutto il periodo di riscaldamento, quindi sarà un valore mediato nel tempo in questo caso. Quali sono le possibili tipologie di terminali? Ce ne sono diversi, ovviamente negli edifici, nelle scuole non tanto, sono più o meno tutte simili tra di loro, però anche per fare una panoramica un po' in generale su questi argomenti, voi potete avere possibilità di radiatori montati su parete esterna, come normalmente buona prassi vuole, anche se sembra strano, ma la buona prassi, ora lo spiegamo perché, vuole che i radiatori siano posizionati sulla parete esterna. È chiaro, poi delle classi potrebbero essere posizionate all'interno del volume, quindi potreste avere anche radiatori su parete interna. Quello che sto cercando di dire è: questa non è una parete esterna dell'involucro. Se ci fosse un radiatore collegato qui, è un radiatore su parete interna. Questa è una parete esterna. Se ci fosse un radiatore qui, l'esterno è quella che delimita il volume riscaldato, per capirci. Quello è un radiatore su parete esterna. Perché devo fare questa differenza? Lo vedrete tra un po', perché la norma li separa i due contribuenti in questo caso. Poi, per rispondere alla domanda che mi sono fatto da solo, perché devono essere montati? Sarebbe buona norma che vengano montati sempre sulla parete esterna. Immaginate una scatola chiusa, no? Uno scatolo che devo riscaldare. Immaginiamo l'edificio come questa famosa scatola nera di cui non so nulla, ma che deve essere riscaldata. Una parete è quella che comunica con l'ambiente esterno, in questo caso, ed è questa. L'altra parete comunica con un ambiente interno, eventualmente, che è differente. Allora, se vado a fare una mappatura termica di quello che succede dentro questo volume, è normale che gli effetti di questa parete che trasmette all'esterno si risentano dentro il volume riscaldato. Fa sicuramente più freddo in prossimità della parete esterna di quanto non faccia verso la parete interna dello stesso. Significa, quello che sto cercando di dirvi, è che qui, se io fossi in grado, lo sono, ma se volessi misurare le temperature all'interno di questa stanza, io vedrei a prossimo valore di temperatura che fa così. Non è proprio così, perché si instaurano poi dei moti dell'aria anche all'interno, dei moti convettivi. Però normalmente verso l'interno è più caldo rispetto all'esterno. Se io posiziono il radiatore già anche sulla parete interna, sto aumentando questa differenza di temperatura tra parete interna e esterna. Voi dite: a me cosa importa? L'importante è che dentro mi riscaldi l'ambiente. Una delle condizioni di base per il comfort, per il benessere della persona, una delle condizioni è che ci sia uniformità di temperatura nell'ambiente. Se io accentuo la differenza di temperatura dentro il volume, io lì dentro sto male, perché sento questa variazione di temperatura sul mio corpo. Molto spesso, anche se siete dentro casa a 20 gradi, voi sentite freddo. Se ci riflettete in quel momento, è perché siete esposti a delle pareti fredde, cioè state subendo i carichi radiativi di quelle che sono le temperature superficiali, cioè sono le pareti fredde che scambiano quella trasmissione del calore per irraggiamento che avete visto alla prima lezione, no? Quindi senza contatto, nonostante sia circondato da aria calda, se la parete è fredda, io potrei avere una sensazione di freddo. Bene, radiatori posizionati sulla parte calda mi accentuano questa differenza e il mio organismo la avverte, quindi non è una situazione di comfort. Ecco perché è buona prassi che i radiatori compensino queste differenze e vengono posizionati sempre sulle pareti esterne. Poi, se per necessità li avete anche sulle pareti interne, bene, l'importante è che lo sappiate, ne teniate conto, perché tra un po' vedrete che c'è una differenza. Subito? Finisco solo questa slide. Altre possibilità, buona cosa sarebbe, potreste proporlo nella vostra diagnosi, perché vi assicuro che gli effetti ci sono, soprattutto quegli edifici che per esempio scoprirete hanno ancora un involucro vecchiotto e quindi disperde tantissimo. Se aveste uno strumento, la termocamera, che vi fa vedere l'infrarosso dall'esterno, voi scoprireste qualcosa del genere. Qui non esce bene il colore, ma questa è la dispersione vista dall'esterno di una muratura dove dentro c'è il radiatore.
cioè gran parte del calore che quel radiatore sta emettendo lo emette sia verso l'ambiente ma anche di dietro, e il di dietro è la parete. Se la parete non è coibentata ma è un involucro vecchio, quindi con un piccolissimo spessore, va tuttavia preferibilmente fuori. Basterebbe, non dico il cappotto che è una delle soluzioni più dispendiose che ci siano purtroppo, ma bastano interventi semplicissimi come una schermatura riflettente dietro, che si vendono a pochissimo prezzo su tutti i radiatori, già per avere un beneficio energetico all'interno. È chiaro che, poi ci interrompiamo, i pubblicitari dicono che i risparmi sono considerevoli. Da ingegnere vi dico, il risparmio c'è, ma anche il benessere migliora. Poi non saranno i numeri che propagandano loro, ma sicuramente gli effetti benefici si hanno detto. Dobbiamo interromperci un attimo perché dobbiamo fare pausa.